Dopo l'approfondimento sul Cardarelli di Campobasso a finire sotto la lente del Movimento 5 Stelle regionale, i servizi di mensa e pulizia degli ospedali del Basso Molise. Per le pulizie del San Timoteo e del Vietri non c'è mai stata una vera e propria gara d'appalto, denuncia il portavoce del movimento Andrea Greco, ma si è semplicemente proceduto nel 2006 ad estendere anche a questi due ospedali l'affidamento del servizio al Consorzio Nazionale Servizi, lo stesso che si era aggiudicato l'incarico al Cardarelli, dove però c'era stato un affidamento tramite gara, seppure rinnovato ad oltranza per 10 anni. Praticando il medesimo tariffario, si prevedeva di spendere per i due ospedali circa 551.000 euro l'anno in pulizie. A distanza di 15 anni, i costi per pulire i due nosocomi sono lievitati fino a un totale di 1.866.000 euro l'anno. Attenzione, stiamo parlando di una spesa moltiplicata quasi per 4. Un aumento del 338%, il tutto senza atti ufficiali che giustifichino tali aumenti di costo, ma soprattutto senza una gara d'appalto. Nelle fatture del 2017, prosegue il consigliere, ci sarebbe però un'altra anomalia, che vede il servizio di pulizia fatturato dal consorzio con 3 distinte fatture ogni mese. Dalla lettura delle carte contabili, ogni mese risultava inspiegabilmente una sorta però di doppia fatturazione. 43.000 euro mensili venivano fatturati per la pulizia dell'ospedale di Termoli, 31.000 euro per la pulizia dell'ospedale di Larino, infine 80.700 euro mensili venivano fatturati ancora per la pulizia degli ospedali di Termoli e Larino. O Termoli e Larino hanno un terzo ospedale a metà strada, di cui ovviamente non ne siamo a conoscenza, o c'è qualcosa nei libri contabili che non riusciamo a capire. Ora il servizio di pulizia per tutti gli ospedali del Molise è stato finalmente appaltato con un'unica gara e il Movimento 5 Stelle si è detto pronto a verificarne attentamente la gestione. Ma veniamo al servizio mensa, che merita un discorso a parte, prosegue il consigliere Greco. Con un unico contratto si è affidato il servizio per il San Timoteo e il Vietri. Correva l'anno, pensate, 1999. E a siglarlo furono la vecchia ASL numero 4 e un'associazione temporanea di imprese capitanata dalla società nota, dalla nota cooperativa 3 Stelle, che ritroviamo in diversi contratti con la sanità molisana. Durata del contratto 6 anni, rinnovabili per altri 2, pensate che ne sono passati 22 di anni. Senza una regolare gara d'appalto, conclude, si rischia di sperperare del denaro pubblico, sottraendolo ai servizi destinati ai cittadini.